just gonna put in the work. I'm just trying to be a champion. Buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati con Fere di Noi, 17esima puntata della nostra trasmissione sulla Ternana Women. Una puntata importante perché la Ternana compie la sua missione, batte il fanalino di Gotha Ravenna e allunga, per dopo tante settimane in classifica, due punti presi alla Lazio che invece pareggia a Genoa. Parleremo di questo e di molto altro con i nostri quattro ospiti che parto a presentare da Gianluca Nasi, direttore di produzione di Umbria 15. Ciao Gianluca. Ciao Riccardo, buonasera a te e buonasera ai nostri telespettatori. Torna con noi la responsabile dell'immagine e della comunicazione della Ternana, Deborah Salvatore Rinaldi. Ciao, buonasera Deborah. A tutti. È con noi di nuovo, a distanza di qualche puntata, anche il direttore Isabella Cardone. Ciao Isabella. Ciao a tutti e ben ritrovati. E ritroviamo a distanza della prima puntata Valeria Pirone, che è qua con Indode, una tripletta che andremo poi a raccontare e vedere nella partita contro Ravenna. Ciao Valeria. Ciao, buonasera a tutti. E Gianluca, classico testa a coda dove fondamentalmente chi ha davanti ha solo che da perdere, diciamo c'è stata poca storia, in realtà gara che è iniziata subito con il gol della Ternana, poi Ravenna ha tenuto botta fino all'ora di gioco per poi cedere nel finale, tre punti guadagnati e come andremo a vedere dopo due punti guadagnati sulla Lazio soprattutto. Sì, classico testa a coda dove la prima classifica ha tutto da perdere visto l'enorme divario che certamente c'era tra le due squadre, anche non solo in termini di punteggio, però devo dire che la Ternana è vero, come si dice in questi casi, pronti via, un minuto subito in gol e ti aspetti una goleada che poi è arrivata, ma è arrivata nel secondo tempo dopo il 2-0 e il successivo 2-1 in apertura del secondo tempo del Ravenna, non perché avessimo avuto paura di poter non portare a casa questa partita, però il primo tempo è scorso via senza ulteriori gol, magari ci si aspettava alla fine del primo tempo un 3-4-0, cosa che 2-0 ok, ma ci hanno un pochino sorpreso le ragazze del Ravenna con quel gol all'inizio di presa. Poi è andato tutto secondo copione, 7 gol che fanno bene, era da tempo la Ternana non segnava più 7 gol, eravamo partiti all'inizio del campionato con tutte marite, tutte cinquine, siamo ritornati ai 7 gol grazie anche ai 3 gol di Valeria Pirone che si attesta anche su in cima alla classifica dei capocannonieri con 14 reti, ne ha fatte 6 soltanto a Ravenna, è una bestia nera per il Ravenna e poi soprattutto le notizie liete che sono giunte dagli altri campi, perché la Lazio è andata a pareggiare, perdeva fino al 93-94, perdeva in quel di Genova, quindi potevano anche essere 3 i punti, però contentiamoci, gli abbiamo preso 2 punti, il Parma sembra un po' in caduta libera visto che ha perso anche domenica e quindi bene così, è stata una domenica che ci ha dato grandi soddisfazioni, ora come sempre poi ne parleranno le persone coinvolte, si pensa testa alla prossima partita, una giornata di riposo e poi si riprende per un bel rush finale. Nelle ultime puntate, Deborah, dicevamo che il calendario di inizio giorno di ritorno per la Ternana era almeno sulla carta favorevole e l'obiettivo barra speranza era quello magari di rosicchiare qualche punto dalle dirette inseguitrici in vista degli scontri diretti. Per ora è accaduto, so già che il campionato è ancora lunghissimo, però intanto qualche legnetta per l'inverno la stiamo mettendo là. Beh sì, di stare attente lo sapevamo, però ascoltando Gianluca devo dire che la Ternana forse ci ha abituato male, perché 7 gol ragazzi non era preoccupante la squadra avversaria, ma quando sei primo in classifica l'unico veramente che può, l'unico ostacolo che ci può essere è se stessi, quindi sono partite veramente su carta facili. Difficile nell'interpretazione, perché quando l'adrenalina viene a mancare un po' meno, come magari ci può essere nella Lazio, nel Parma, non è così facile giocare partite facili, scusate il gioco di parole, perché fare tante azioni, Valeria penso io mi sono immedesimata in lei, detto, non stava segnando, detto, ma se ne fa uno ne fa tre, perché comunque diventa anche un tentativo di provare a fare le giocate, cioè quando la squadra fa questo scatto di crescita durante la partita, cioè non pensa più a portarla a casa ma pensa ad allenarsi
per il campionato, cioè pensa essere decisiva per le altre partite in cui magari lo sia un po' di meno, lì c'è la maturità. E infatti poi dopo l'abbiamo portata a casa così. Ghiocche o comunque la disattenzione difensiva ci sta, cioè sono 6-7 mesi quasi di perfezione. Ha fatto anche una bellissima parata, non la voglio biasimare, ma penso che ogni calciatrice da sola già si condanna i propri errori, quindi ci sta, l'abbiamo rimessa a posto, va benissimo così. Isabella, temevamo magari un po' di tempo fa il discorso degli infortuni, tante le ragazze fuori gioco per lungo periodo. Devo dire che fino adesso chi le ha sostituite ha sopperito alla grande alle assenze. La Ternana non sembra mancare di giocatrici, la Bade su tutte, che in questa categoria fanno la differenza. Guarda, all'inizio dell'anno il presidente mi chiedeva di fare una stagione straordinaria. E devo dire che la stagione straordinaria la stanno facendo queste ragazze, devo dire tutta la società che ci ha permesso di lavorare con un gruppo di ragazze non scontato, cioè molte ragazze sono alla loro prima stagione da titolari e sembrano delle veterane. Quindi tornando alle parole di Gianluca, è che sembra sempre facile dopo. Però a Cuneo abbiamo avuto delle, tra virgolette, difficoltà, ma abbiamo vinto 4-1 e il Cuneo batte il Parma la settimana dopo. Questo per dire quanto straordinaria è la forza di queste ragazze e di questo gruppo. Quindi quando tu mi dici scontato, scontato per me non esiste. E sono ragazze davvero che stanno mettendo ogni partita un qualcosa in più, con una grande mentalità. E non finiremo mai di rimarcarlo e ovviamente andiamo a Tavagnacco consapevoli che adesso il campionato è nelle nostre mani, ma perché è così. E quindi grazie al Genoa che ha pareggiato, anche se stava addirittura vincendo fino al 95esimo 94esimo, e grazie anche al Cuneo, ma questo campionato è davvero difficile, quindi noi sappiamo che troveremo squadre non facili. Anche all'inizio il Ravenna è venuto qui cercando di impensierirci, poi è chiaro i valori sono valori e abbiamo avuto una piccola disattenzione all'inizio del secondo tempo. Il primo tempo sì, poteva finire 3-4-0, ma non è così semplice essere sempre dei cecchini. Ho sentito il commento del mister del Parma e diceva le loro finalizzazioni e il loro tallone d'Achille. Noi facciamo 59 gol fino adesso in 18 partite. Io credo che stiamo viaggiando a ritmi incredibili, cioè stiamo 20 traverse più tutte le traverse che denotano una proprio un campionato straordinario come era nelle nostre intenzioni. Dobbiamo fare qualcosa di importante, per essere importante dobbiamo avere questa mentalità e fino adesso a queste ragazze, a questo gruppo, a questo staff non posso che dire fare i complimenti. La media delle traverse però si sta abbassando perché ahimè Camilla non c'è più, quindi era lei quella che ci teneva. Però devo dire che continuiamo a prenderle, cioè, lei ha un bel ruolino di marcia con le assolutamente traverse. Valeria, complimenti innanzitutto per i tre gol e per l'attuale primo posto nella graduatoria marcatori. È stata una partita così facile o ha nascosto delle insidie questo Ravenna? Ma in realtà diciamo che ce la siamo un po' complicate noi la partita all'inizio del primo tempo. E vabbè, io ho sbagliato, come diceva prima Debby, che Non riuscivo a fare gol, ma semplicemente perché sbagliavo a tirare, cioè ho fatto due tiri e due errori. Però poi perché dovevamo fare dei concerti che li facevamo diversamente da come ce l'aveva chiesto il mister. Poi al secondo tempo, anche se abbiamo preso gol, però sapevamo cosa dovevamo fare. Siamo entrate più consapevoli, più convinte. Infatti subito dopo il gol, cioè noi siamo state lì tranquille, non siamo andate in ansia come potevamo andare qualche tempo fa, abbiamo cercato sempre di ok, siamo 2-1, andiamo avanti, giochiamo, abbiamo iniziato a giocare e a mettere in campo quello che mi ci aveva chiesto e alla fine il risultato l'avete visto tutti. Però il Ravenna secondo me ha fatto la sua partita, ha fatto quello che poteva fare e sinceramente
è bello giocare con chiunque e chiunque si fa la partita della vita contro di noi. Quindi questo è un messaggio positivo, è un messaggio che tutti vogliono farsi notare contro di noi. Quindi questo per me è solo un piacere. Se la regia mi dà l'ok, possiamo andarci a vedere nelle emozioni del match i 3 gol di Valeria Pirone e le altre 5 marcature che ci sono state nella partita di domenica scorsa al Moreno Cubiotti di Narni fra Ternana e Ravenna. Down the court, I kill him, I do it for sport. Crunch time when it's crunch time, I'm always gonna put in the work. You just keep coming up short, but somebody gotta get hurt. Crunch time when it's crunch time, ooh, it's all about us in the end now. I ain't not here making friends now. Hit them with a turnaround if they wanna see how it pans out. I'm just trying to be a champion. Trying to leave behind a legacy. MVP's in the ambience, but they champion. I'm always gonna put in the work. I'm just trying to be a champion. I'm always gonna put in the work. MVP's in the ambience. I'm always gonna put in the work. I'm just trying to be a champion. I'm always gonna put in the work. MVP's in the champion. Del primo tempo, angolo per la Ternana, pallone che sta per essere calciato dalla Wagner, palla in area di rigore, un colpo di testa e c'è il gol di Pacioni. È inevitabile quando il calcio d'angolo è battuto a dovere. Always gonna put in the work. I'm just trying to be a champion. Always gonna put in the work. I'm just trying to be a champion. I'm always gonna put in the work. MVP's in the ambience. I'm always gonna put in the work. I'm just trying to be a champion. I'm always gonna put in the work. MVP's a big champion. I'm always gonna put in the work. I'm just trying to be a champion. Trying to be a champion. Ben ritrovati con Ferri di Noi, queste erano le emozioni del match di Ternana-Ravenna. Valeria, te lo sei portato a casa il pallone? Sì, l'ho fatto firmare a tutte le persone che ci stanno accompagnando in questo viaggio. Hai una collezione di palloni delle triplette, come funziona da attaccante?
Sì, sì, sì. Qualcuno sì. ce l'ho giù a casa a Napoli e qua ne ho due. No, però sono contenta perché poi ci sono riuscite delle cose che stavamo provando pure durante la settimana. Cioè, quei cross non vengono così perché hanno messo i cross, quei cross sono stati i cross messi per farmi fare gol. E quindi niente, sono contentissima perché sono due ragazze, sia Chiara che Carol, che si stanno impegnando perché io sono veramente perdendo tanto. Allora ogni volta durante l'allenamento dico davanti sta palla, davanti, e quindi quando poi ero più contenta perché avevamo creato quella cosa che in settimana abbiamo lavorato per farlo, e quindi sono riuscita a fare tre gol così su cross. Tra il primo tempo si vedeva, Vale, che ti allargavi tantissimo, invece lei voleva la palla perché e questa è la sua caratteristica, infatti quasi simili, stop di petto e si porta la palla avanti e via. Questa palla invece di darla sempre lateralmente, di darla centralmente, e poi lei si gioca l'uno contro uno, anche due contro uno, quindi dopo questo è cambiato praticamente. Sì, 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 però... E questi cross della tre quarti a girare, sì, così a che trovarti. Proviamo durante la settimana, quindi sono contenta per loro due. Infatti la mia esultanza era su Cara e Chiara, perché quando poi ci lavori e poi escono in partita... È bello, capito? Vuol dire che non perdi tempo, anche se poi non escono in partita, però poi piano piano il lavoro esce fuori, sì. Una frase di Deborah che mi è sempre rimasta impresso è quella che un attaccante vive di speranze, quindi devi sperare che la palla arriva lì, però per arrivare lì la palla qualcuno la deve mettere. C'è quindi molto lavoro dietro a queste situazioni, che poi è chiaro in partita vengono o non vengono, perché un conto è 11 contro 0, un conto è con gli avversari, sì. Però è bello quando c'è il lavoro di squadra, soprattutto nelle fasce in questa circostanza. No, sì, sì, io penso che... L'attaccante sono attaccante, quindi secondo me è il ruolo più bello che c'è, però penso che fare l'attaccante, perché tanti di loro pensano, ma tu devi stare là, no, tu devi fare dei movimenti che nessuno vede, devi cercare di non andare in fuorigioco, devi cercare di liberare una giocata che può far entrare una tua compagna, devi fare i blocchi che poche persone nel calcio vedono. Ci sono un milione di cose per fare l'attaccante. Devi fare gol. Un altro mio allenatore diceva: sembra facile, ma non è facile. Quante frenate in area. Vale, ma una partita, quanti gol? Il massimo dei gol che hai fatto in una partita, non nella Ternana in genere? 4, 5? Sei riuscita a fare 5 gol in una partita? Questo non lo so, non mi ricordo. Forse 4. Forse 4, sì. Anche io giocavo anch'io l'attacco anche quando giocavo la Ternana. Mi rivedo molto in Vale, io la osservo molto quando guardo la partita, le ho viste tutte, quindi lei è una di quelle che focalizzo, perché all'11 sulle spalle io ho il numero 7, però mi rivedo molto in lei. Io ero molto veloce, lei è veloce, è molto veloce. Lei in più di me è una cosa, io non era nelle mie corde, io non andavo a colpire di testa, non mi andavo a immischiare nell'area di rigore. Diciamo, fisicamente non avevo e neanche lei ce l'ha, però lei torna anche, io anche domenica lei è andata nella nostra area di rigore a difendere, a colpire di testa per spazzare, io l'ho vista, questo lei ce l'ha. Però quando vedo partire lei, ogni volta che ti vedo partire o sulla fascia, che ripenso a me, diciamo che ho più gol di testa che sì, è vero. No, io non era una mia caratteristica. No. La mia caratteristica era la velocità, il dribbling. No, però è una caratteristica, e ce lo diciamo spesso, io non so se si sta perdendo questo ruolo da attaccante centrale, che forse Valerio quest'anno non è il 9 perché le ho rubato io l'anno scorso, ci ho messo una croce, però è 9, lei è 9. Io ero 11 una volta in realtà, quindi non so perché, ci possiamo scambiare. No, però diciamo, scherziamo un po', questo vecchio ruolo di prima punta, dove vai a cercarlo proprio il colpo di testa. Io mi ricordo, ma anche Valer, cioè se la palla sta qui, perché la percentuale di fare gol di testa è più facile, che cioè sbagli di meno che col piede. No, io invece adesso tante giocatrici che segnano anche tanto in Serie A non hanno la caratteristica, una prerogativa, il
il colpo di testa. Sì. Cioè, non so perché non se la vanno a cercare. Cioè, Vale ci mette proprio, c'è anche quello scarpino qua. È sempre una questione di allenamento, Deborah. Di coraggio, non lo so perché. Per tanto tempo si è pensato che noi nel calcio femminile il colpo di testa non è una nostra skills. Quindi, ma invece, cioè, invece allenandosi. Abbiamo fatto una carriera. Valeria ha detto una cosa sacrosanta. Noi quest'anno stiamo anche producendo tanto, tanto, ma è una caratteristica delle squadre di Fabio. Di mettere tanti cross e quindi sì, inevitabilmente nella scelta, datemi qualche merito ogni tanto, degli attaccanti e anche scegliere degli attaccanti che hanno queste caratteristiche. Ed Valeria, notato, Valeria colpisce ha proprio dei tempi, oltre colpisce la palla, non dei come movimenti gli altri che fanno colpire fuori la linea palla, non comuni, non comuni. Non comuni. Grazie comunque. Su questa interessantissima analisi dell'attaccante nel calcio femminile, io chiedo alla regia se possiamo andare con il primo blocco pubblicitario. Rimanete con noi, ci vediamo tra pochissimo. I'm always gonna put in the work. I'm just trying to be a champion. Benissimo, grazie. Quanto dobbiamo? Nulla. Dovete solo vincere. Naturalia, la tua scelta vincente. Dog & Cat è arrivato in Umbria con tutto per gli animali e il loro benessere. Un'infinità di prodotti per animali, accessori, cibo di qualità e grande convenienza. I nuovi reparti cane e gatto con crocchette, umido e snack in tutti i formati che vuoi e tantissime varietà di gusto. Oltre 450 metri quadrati di esposizione in un ambiente accogliente ed interamente dedicato ai nostri amici animali. Dog & Cat, felici e contenti. Tutto per il cane e il gatto. Un grande e fornitissimo reparto di acquariologia, roditori e volatili. Dog & Cat vi aspetta da Spazio Verde Garden Village, in strada di Maratta Bassa 91, a Terni. Impianto di riscaldamento a pavimento, montaggio caldaie a condensazione, esecuzione impianti aria condizionata, esecuzione impianto solare termico. Servizio a 5 stelle. Ci trovi a Terni strada di Prisciano 62. Termoidraulicart di Palombi Francesco. Graziano Infissi, a Terni dal 1993. Esperienza, qualità ed efficienza su porte, finestre, persiane, zanzariere, tende, pergole e tanto altro ancora. Vi aspettiamo a Terni in via del Ser Simone 5L. Graziano Infissi. Infinite scelte, un solo gioiello. Ilio Sciarrini Gioielli. In un angolo d'Umbria inizia una storia d'amore eterna. Tra giardini incantati, la cucina locale diventa un'ode ai sensi. Un matrimonio, un'esperienza, un sogno. Scopri l'Umbria con gli occhi del cuore.
Relè dei Principi. Autocarrozzeria Fagioletti, dal 1957, professionalità e passione. L'attenzione alle esigenze del cliente rendono la nostra impresa punto di riferimento in grado di risolvere qualsiasi problematica. Fagioletti è carrozzeria, meccanica, gommista. A Terni, in strada della Val di Serra 28. I'm always gonna put in the work. I'm just trying to be a champion. Ben ritrovati con Fere di noi, Isabella. Valeria, quota 14, quanto chiude il campionato? Ma per le tasche di Tagliavento, insomma, speriamo. Era una domanda girata. Tanto ormai li ha superati tutti i bonus. Si arriva già a 15, scatta l'altro bonus. Mi diceva che in macchina durante la partita, a un certo punto, hanno detto: ragazzi, fatemi fare un altro gol, così offro la cena a tutti. Però deve pagare i palloni che si porta a casa. Se già sono due, faccio scalare i palloni dal bonus. No, sicuramente il doppia cifra, scherzando ve l'ho detto, quando abbiamo parlato la prima volta voleva il bonus a 5 gol, ho detto: Valeria, se ti do il bonus a 5 gol, che ti ho preso a fare? Effettivamente ha ragione il direttore su questo. Quindi subito si è fatta una risata e devo dire che secondo me ampiamente arriverà in doppia cifra. Al termine di Terna La Ravenna, il nostro Gianluca ha realizzato le interviste ai protagonisti del match, c'è anche Valeria fra le intervistate, insieme a lei mister Fabio Melillo, se la regia mi dà l'ok andiamo a sentire cosa hanno detto il tecnico e il centravanti della Ternana Guinone. Valeria Perone, tripletta oggi, 14 gol raggiunti, 6 ne fatte a Ravenna, 2 triplette entrambe a Ravenna. Sì, l'ultima sì, l'avevo fatta all'andata contro di loro. E no, niente, oggi primo tempo non abbiamo fatto una bella partita, secondo tempo siamo state brave a fare gol e le compagne sono state brave a farmi fare 3 gol, perché poi viene così, quindi niente, intanto grazie. Senti, tra il primo e il secondo tempo il mister cosa vi ha detto? Forse non era troppo soddisfatto, perché pronti via 1-0, poi avete faticato tanto, siamo rientrati. Quel gol a freddo vi ha preoccupato oppure era soltanto una disattenzione? No, il mister ci ha dato solo delle indicazioni e di avere un atteggiamento diverso su delle giocate che stavamo facendo noi. E sì, siamo entrate, abbiamo preso gol, però siamo state brave subito a reagire, perché su un calcio d'angolo nostro abbiamo preso gol, quindi è una ripartenza che poi abbiamo sbagliato noi a rincorrere. Però poi siamo state brave a farne altri, quindi bene così. Valeria, sei tutta bagnata, fa freddo, ti mando sotto la doccia. Grazie mille. Grazie a te. Fabio Melillo, risultato abbastanza scontato anche nelle proporzioni, però nel primo tempo si è faticato tanto, soltanto 2 gol, poi pronti via nel secondo tempo, 2-1, ti sei arrabbiato? No, dispiace, perché già nel primo tempo non abbiamo concretizzato qualche occasione che poi, come hai visto nel secondo, quando cominci a segnare, a prendere determinate distanze, cominci a giocare più leggero, meglio, sviluppi un calcio più divertente, fai tanti gol. È chiaro che nel primo tempo loro hanno fatto un po' più di resistenza, però noi dovevamo essere un pochino più bravi, le ragazze, a concretizzare un po' di occasioni. Però c'avevamo un grande vantaggio sulle due fasce, perché andavamo sempre bene nei 2 contro 1. E all'intervallo abbiamo sistemato un po' questa cosa, perché la sfruttavamo poco e quindi ci siamo sistemati meglio per il secondo tempo e abbiamo fatto una bella vittoria che tu definisci scontata nelle proporzioni, perché a risultato finale. Però poi dopo, una squadra che domenica scorsa aveva perso 1-0 con l'Arezzo su rigore, quindi se restano in partita diventa complicato. Poi è chiaro, noi abbiamo giocatrici di una qualità importante, sanno interpretare e ogni tanto basta solo darle la spinta giusta. Senti, il secondo tempo, ultima mezz'ora girandola di sostituzioni, e hai sostituito anche il portiere Ghioc, questo per gratificare chi stava in panchina? Eh sì, perché in sede di mercato è arrivata Sieca, che
il portiere polacco che appunto ha esordito oggi, è arrivata un po' di corsa, quindi non abbiamo avuto opportunità neanche di fare un amichevole in questo periodo, e si sta allenando bene, mi faceva piacere gratificarla. Katia, così con l'occasione, ha preso pure un po' di applausi perché sta facendo una stagione veramente importante, è cresciuta tantissimo e mi ha fatto piacere questo. Gli altri cambi erano le tre giocatrici a disposizione, stanno crescendo un po' di condizioni sia Berti sia Quazzico, che ha avuto un po' di problemi, adesso mi sembra più sciolta nella corsa, e quindi abbiamo dato un po' di minuti a tutti e fa piacere, insomma. Senti, prossimo turno siamo in trasferta, poi c'è la sosta del campionato e si riesce a svuotare l'infermeria, proprio svuotare, non credo, però a recuperare qualcosa? Potremmo stare avanti con Fusarpoli, che credo che dopo la sosta sia disponibile. Massimino? Massimino è una possibilità, però che va verificata dopo gli ultimi controlli che farà questa settimana. La Marinic? Secondo me c'è ancora un po', però insomma stanno lavorando tanto. Guarda, io tante volte a vederle mi commuovo, perché sono ragazze che tutti i giorni fanno 3 ore tra allenamento e terapia. Speriamo che presto possano avere la soddisfazione di partecipare a questo campionato che vede le loro compagne protagoniste, insomma, quindi aumenta anche il rammarico di non poter partecipare, però sono ragazze veramente serie che stanno lavorando bene. Senti, ho visto Camilla correre con la stampella, gli ho detto: ma stai andando alla grande? Sì, sì, mi ha detto: penso di recuperare prima del previsto. Davvero? Questa è una bella notizia eventualmente. Cami ha una grande cultura del lavoro fisico, ma è impressionante da questo punto di vista, sta lavorando bene, non ha lasciato niente al caso, la società le è stata vicina in questo momento importante, veramente non lesinando energie da ogni punto di vista, e speriamo riesca, insomma, però sono infortuni particolari, dolorosi, bisogna andarci cauti, però conoscendo lei penso che un pochino prima possa rientrare. Ben ritrovati con Fere di noi, Gianluca. Mister Melillo, come sempre, non sembra un allenatore che ha vinto 7-1. No, lui smorza sempre gli entusiasmi, pagato, tranquillo, sia i nostri microfoni, ma credo anche, vabbè, questo ce lo dovrebbe dire Valeria, negli spogliatoi. Non so lui quando rientra. Ecco, queste sono curiosità che vorremmo sapere. Quando magari si rientra allo spogliatoio dopo un 7-1, come si approccia il mister con la squadra, oppure come si approccia il mister in una partita tipo quella di Parma o non so. Però Melillo sempre sul pezzo, sempre con i piedi per terra. Quando lo stavo intervistando ancora non sapevamo il risultato di Genova, perché era una partita ancora in corso, e poi dopo gli è stato, credo, comunicato proprio dal nostro produttore, penso, che il Genova stava perdendo, ha spoilerato, il Genova stava vincendo sulla Lazio, e lì ha accennato una smorfia, un sorriso di gratificazione. Ma fa bene, ecco. In realtà a me piace come fa, perché non dobbiamo festeggiare niente adesso, non c'è niente da festeggiare, abbiamo vinto una partita, sì, 7-1, però i punti ne sono 3, quindi il campionato è lungo e non si può festeggiare, anche perché penso che non abbiamo fatto questa prestazione al top, quindi concordo. Ci sta che non poteva essere al massimo, però è rimasto contento del risultato, è un mister, quindi io sinceramente piace come ragiona su questo, quindi non c'è da festeggiare, anzi adesso penso che sia il momento più importante per rimanere tutti con i piedi bassi, per non parlare troppo ma lavorare più che altro, e stare in settimana, fare allenamenti, stare sul pezzo, vivere bene, mangiare bene, dormire bene e pensare agli allenamenti e alle partite che poi verranno. Senti, cosa gli dici in campo? Più di una volta li vedo parlare con mister Merillo in forma, tra virgolette, privata, nel senso
anche in occasione di qualche gol, vedo che vai da lui, gli dici qualcosa, lui... No, gli chiedo soltanto varie situazioni in campo, varie, perché a volte non siamo un po' lunghe o un po' corte, allora chiedo, mister, ma qui cosa succede, come possiamo fare? Quindi ci confrontiamo. Sì. Comunque, se mi posso permettere, questa è la mentalità della Ternana, che noi fuori, ovviamente, io lo dico sempre, a livello di comunicazione, mi aiutano, perché possiamo far vedere che stiamo bene, siamo belle, siamo brave, ci divertiamo, però siamo vincenti e quindi mi aiutano a fare questo lavoro. Però ovviamente loro, io non ho mai visto mister scollegato dalla squadra o la squadra scollegata dal mister, cioè la squadra sa quando vince lo fa bene, sa quando vince lo fa male, quindi in realtà non è mai entrato nello spogliatoio dicendo il contrario di quello che pensa una ragazza. Cioè loro, vedi come ti ha risposto Valeria, perché il mood è quello. Poi ovvio che io invece sono più nostalgica, perché certe cose non me le posso godere più e quindi dico, va bene festeggiare alla fine, ma godiamocela un pochino settimana in settimana. Da grafico mi piace fare la classifica che stavo da sole, però ovviamente loro che stanno in campo il lavoro lo sanno, lo sappiamo tutti che non abbiamo vinto ancora niente. Questa è la mentalità ed è sempre uguale. Penso non mi sia mai capitato di vedere la squadra sconnessa dal Mi. Cioè, forse cioè solo una sguardo... settimana è successo che eravamo sconnesse, è stata la settimana di Parma. Quindi ci siamo accorti anche noi. Sì, quindi noi poi abbiamo siamo notato. Una squadra giovane, cioè, e mi metto pure io in mezzo. Sei giovane. Certo. Quindi non è facile rimanere sempre sul pezzo, quindi dobbiamo essere bravi, brave anche a rimanerci concentrate e avere quella mentalità, perché per me, per noi e per me il calcio è mentalità, e avere un obiettivo ben chiaro, e gli obiettivi non si raggiungono se dico io faccio questo, vabbè dai, no, stai facendo così come fatto questo, no, mai accontentarsi, no, il dito no, era la mano no, perché questo è il mio, è il suo, cioè c'è proprio il, no, a me la mano, so un po' la mano. Comunque si dice attento a quel che desideri, quindi rimanere e stare lì su, cioè, ci vuole anche tanto tanto coraggio, tanto carattere, perché una volta poi che ci arrivi te lo devi tenere quel posto, non è anche facile. Perché non, per esempio tutte le ragazze che ci sono fuori, no? Io penso che loro stanno, ma anche la stessa Debbie, cioè nel senso non è accettabile che un anno puoi giocare, un anno non puoi giocare, quindi è una cosa brutta che purtroppo capita. Anche le ragazze che non giocano da tanto tempo. Parli delle infortunate di lungo termine. Fanno un lavoro di gruppo che è più importante di noi ragazze che giochiamo. Quindi pensa loro che fanno sto lavoro, però non possono sfogarsi in campo, perché poi tu fai un lavoro durante la settimana, però io ho qui 90, 95, 100 minuti per dimostrare quello che ho fatto. Invece loro sono tutte le settimane che stanno sempre sul pezzo, chi per una cosa, chi per un'altra, chi per un'altra, perché ci danno una mano dalla prima all'ultima. Lo so, guarda, la Santoro si sfoga sempre dagli spalti. Quando c'ho dietro la Santoro, cioè è un continuo incitare. Questa è una cosa. A proposito, abbiamo la maglietta di Santoro. Tempo, abbiamo la maglietta di Santoro. Sa, io gli ci metto l'accento, l'apostrofo ogni tanto. Santoro. Santoro. Martina, gli dico di venire allo stadio in borghese, perché fa la tifosissima. La prossima volta vieni in borghese. Hai detto Santoro. Santoro. Diciamo anche che questa maglietta è una maglietta particolare. Sì, abbiamo portato la maglietta, questa è la settimana di San Valentino, che è il patrono di Terni, e volevamo far vedere la nostra terza maglia, la terza maglia della Ternana, che ha questi particolari, non so a chi devo fare inquadrare, forse ecco, lì. Inquadriamola. Aspetta. Là, guarda, eccola là. Che c'è la data di qua. Di qua, eccolo, okay, ecco. Okay, eccola qui. 14 febbraio. Ecco. E questo è un particolare. L'altro particolare sono i cuori, ovviamente, dedicati all'amore. E poi questa, non so se riuscite a vederla, è la vetrata della Basilica di San Valentino. Questa texture qua. E questa è la nostra terza maglia, con cui ultimamente stiamo vincendo abbastanza. Porta bene, quindi. E porta bene, sì, la maglietta di Martina. Il questa santo, settimana il santo viene Madonna sempre... ci protegge. Esatto. Poco fa Isabella Debora mi ha fatto un grandissimo anticipo da grande difensore, quale non è stata, immagino. Non li capisco proprio difensore. Ti avrei chiesto, questo che hanno raccontato Valeria e Debora è un po' l'habitus mentale della Ternana, perché parliamoci chiaro, qua nessuno si è mai nascosto tanto nel dire che puntiamo a fare un campionato di vertice. Però nessuno si è mai adagiato sul fatto che la squadra è forte e si lavora quotidianamente nonostante il rendimento oggettivamente sia
fantasmagorico. Ti dicevo all'inizio, la nostra, diciamo, la nostra mentalità, parlo della mentalità della società, è in simbiosi con la mentalità di queste ragazze, di questo gruppo. Non ci siamo nascosti, tutti mi hanno preso in giro il primo giorno di allenamento perché mi sono seduta, Deborah mi diceva, direttrice, ora goditi quello che hai, insomma, sviluppato durante un'estate comunque non semplice. E quando ho visto la squadra al primo allenamento ho detto, Cardone, bravo. Hai fatto così, però devo dire che sentire Valeria è un po', insomma, vi ho anticipato, questo è un gruppo davvero straordinario, perché loro stanno mettendo quotidianamente una consapevolezza dei propri mezzi, che non vuol dire essere spocchiosi, ma semplicemente essere consapevoli di avere delle qualità, una grande voglia di raggiungere un obiettivo. E lavorano tutti i giorni, tutti, quindi dalle ragazze, dalle infortunate, allo staff, ai sanitari, alla segreteria, all'amministrazione, e tutto questo sta facendo di questo progetto Ternana un progetto vincente. Prima Deborah diceva che un po' ci aiutano perché ci permettono di lavorare e siamo consapevoli, non ci spaventano le responsabilità di avere questo, tra virgolette, questo peso. E stranamente, perché è un gruppo giovane, magari avere il peso o le pressioni della domenica, ma sembra che queste ragazze non avvertano le pressioni, cioè loro vogliono essere lì. Beh. E devo dire, Valeria, come è stato in passato altre ragazze, diciamo, più grandi, più esperte, richiama sempre questa attenzione alla fine di ogni allenamento. Magari Valeria venerdì non era contenta della settimana o di un allenamento, spesso questo dimostra quanto è forte questo gruppo, perché se Valeria il venerdì prima di una partita non è contenta e poi finiamo la partita 7-1 con una tripletta, Valeria, io spero che venerdì, insomma, ci risentiamo, magari non sei contenta. Io ho detto che quest'anno siamo più forti della scaramanzia, però se mi chiami venerdì sono contento uguale. Se la regia mi dà l'ok, mandiamo il secondo blocco pubblicitario. Noi vi aspettiamo qua per la terza e ultima parte di Fere di Noi. I'm always gonna put in the work. I'm just trying to be a champion. Ragazze? Benissimo, grazie. Quanto dobbiamo? Nulla. Dovete solo vincere. Naturalia, la tua scelta vincente. Dog & Cat è arrivato in Umbria con tutto per gli animali e il loro benessere. Un'infinità di prodotti per animali, accessori, cibo di qualità e grande convenienza. I nuovi reparti cane e gatto con crocchette, umido e snack in tutti i formati che vuoi e tantissime varietà di gusto. Oltre 450 metri quadrati di esposizione in un ambiente accogliente ed interamente dedicato ai nostri amici animali. Dog & Cat, felici e contenti. Tutto per il cane e il gatto. Un grande e fornitissimo reparto di acquariologia, roditori e volatili.
Dog & Cat vi aspetta da Spazio Verde Garden Village, in strada di Maratta Bassa 91, a Terni. Impianto di riscaldamento a pavimento, montaggio caldaie a condensazione, esecuzione impianti aria condizionata, esecuzione impianto solare termico. Servizio a 5 stelle. Ci trovi a Terni strada di Prisciano 62. Termoidraulicart di Palombi Francesco. Graziano Infissi, a Terni dal 1993. Esperienza, qualità ed efficienza su porte, finestre, persiane, zanzariere, tende, pergole e tanto altro ancora. Vi aspettiamo a Terni in via del Ser Simone 5L. Graziano Infissi. Infinite scelte, un solo gioiello. Ilio Sciarrini Gioielli. In un angolo d'Umbria inizia una storia d'amore eterna. Tra giardini incantati, la cucina locale diventa un'ode ai sensi. Un matrimonio, un'esperienza, un sogno. Scopri l'Umbria con gli occhi del cuore. Relè dei Principi. Autocarrozzeria Fagioletti, dal 1957, professionalità e passione. L'attenzione alle esigenze del cliente rendono la nostra impresa punto di riferimento in grado di risolvere qualsiasi problematica. Fagioletti è carrozzeria, meccanica, gommista. A Terni, in strada della Val di Serra 28. I'm always gonna put in the work. I'm just trying to be a champion. Ben ritrovati con Fere di Noi. È importante fare cose belle e cose buone, ma è importante anche farlo vedere agli altri, e per questo Deborah ti lascio la parola sul QR code che ci accompagna ormai da tutta la stagione in basso a destra, che rappresenta un po' la comunicazione che c'è dietro tutto ciò. Sì, lo ripeto volentieri, andate con i vostri smartphone nell'angolino della TV, inquadrate il QR code e vi porterà sul mondo Ternana Women. Questa settimana è una settimana piena di notizie, una classifica che ci vede in alto da sole, dei video sul Carnevale, dei video sul San Valentino e ovviamente senza perdere d'occhio l'obiettivo, quindi sul prossimo match. Seguiteci. A proposito di classifica, Gianluca, andiamo con la lettura dei risultati di questo 17° turno che hanno visto davvero molte sorprese. La Ternana batte il Ravenna 7-1, come abbiamo ampiamente detto, vince il Chievo 2-1 ad Arezzo, Hellas Verona Pavia 5-0, resta Roma Bologna 0-1. Primo risultato a sorpresa, se così si può dire, è quello fra Genoa e Lazio. Termina 2-2 la gara con la Lazio che pareggia proprio all'ultimo secondo in terra ligure. E poi forse il risultato più a sorpresa di questa giornata, la vittoria della Freedom Cuneo per 2-1 a Parma. Il Cesena si conferma in grande forma, vince 3-1 a Brescia. E infine il San Marino batte il Tavagnacco per 2-0. Questi risultati danno vita alla seguente classifica che dopo tante settimane vede una sola capolista. Questa è la Ternana con 46 punti, insegue a questo punto la Lazio con 44, il Cesena a 43 e si è invece creato un bel distacco dal Parma quarto in classifica, 37 punti, diventano 9 le lunghezze tra il Parma e la capolista che è la Ternana. Hellas Verona a 30 punti, Genoa a 29, 27 Brescia e Chievo, 23 Bologna, 20 Arezzo, 17 Resta Roma, Pavia 15, San Marino e Freedom Comunio a 12 punti, Tavagnacco 8, Ravenna 2. Isabella, vi aspettavate gli altri risultati di questa classifica dopo questo turno? No, ti devo dire la verità, no. Diciamo il risultato del Genova
importante, perché la Lazio oggettivamente era andata anche sul mercato, quindi pensavo che sarebbe stato un lungo binomio lì in testa. E quindi grande, grande Genoa, e soprattutto noi, io e Deborah, abbiamo un rapporto di amicizia con la direttrice Marta Carissimi, infatti che ha assistito al dietro le quinte di quei minuti, noi facevamo il tifo per Marta, tutti ci chiedevano ma chi è Marta, e perché con la quale ho condiviso anche il corso da direttore sportivo, per cui insomma ci ha fatto un bel regalo. E invece Freedom, insomma, il Cuneo onestamente inaspettato, anche perché il Parma, il loro mister parla sempre che non riesce ad andare a concludere le tante azioni d'attacco, però la verità è che ha 5 attaccanti importanti di categoria, e non riuscire a battere il Freedom, credo che i 9 punti siano tanti da recuperare, anche perché ci sono 7 punti con la Lazio, vedo 6 con il Cesena, insomma questa battuta d'arresto, dico, non dico che sono fuori dalla lotta per la promozione nella massima serie, però credo che il loro campionato sia di fatto un po' compromesso, quindi per me in questo momento, senza voler non dire quello che penso, sia una lotta a 3. E il Cesena tiene ancora il passo nostro e della Lazio, è la vera sorpresa di questo campionato, perché è una società che si è rinnovata, sono, quindi a loro va comunque un applauso, perché sta tenendo testa a un campionato straordinario. Come dicevo nelle altre partite, le altre volte che sono venuta qui, il campionato e il nostro rullino di marcia è importante, è straordinario, e non avere ancora una differenza rispetto alle altre era un po' la nota stonata, perché non è normale fare aver prodotto tutto questo a non essere in testa solitaria con dei punti di differenza. Devo dire, questa classifica ci piace, ora siamo noi padroni del nostro destino, e questo ancora una volta ci responsabilizza, e quindi saremo ancora più concentrati, vero Vale, su raggiungere. Non abbiamo fatto nulla, però abbiamo iniziato a intraprendere una strada che ci deve portare, che ci ha portato adesso lì in vetta, e ci vogliamo stare. Oggettivamente, Gianluca, ti do la parola, si dice, no, che più sono grandi e più fanno rumore quando cadono. Questa sconfitta del Parma è inaspettata, sì, e è pesantissima, come diceva Isabella, per la classifica, perché 9 punti effettivamente cominciano a essere tanti. Beh, con sì, tutti gli scontri diretti. Concordo da giocare. Concordo anche io, visto il rullino di marcia poi di chi precede il Parma, cioè Ternana, Lazio, Cesena. 9 punti non si recuperano facilmente in un campionato come questo, dove c'è un netto divario con la parte destra della classifica soprattutto. E guardando la classifica mi viene in mente quanto è stato importante vincere a Cesena in quella partita sotto e sopra piena di acqua, quella piscina, quel freddo, cioè veramente è stato, a volte te ne rendi conto dopo, no? Dopo sì, un mese e mezzo dici, se non avessimo vinto, come un po' anche la Freedom che l'hai fatta la settimana scorsa, è vero, dici, mi sa che abbiamo passato un bel, infatti, sì, e un cioè, bello stato, comunque non devono esistere, perché se poi non ti fanno vincere niente. Ora dico una cosa un po' più oggettiva, cioè l'imbuto, come dice Tagliavento, è troppo stretto per questa Serie A, quindi distaccandomi un po' dal mondo Ternana, che sono della Ternana, però questo rullo compressore di queste squadre che vanno veramente bene fa capire che probabilmente qualche posticino di più su queste società se lo meriterebbero, perché non è soltanto fare una bella partita, fare tanti gol, cioè significa, per fare un campionato così vuol dire che ci sono strutture dietro veramente, sì, valide. Sì. Cioè noi, con tutto l'odio che si può avere, Parma, Cesena, Lazio, sono comunque delle rivali rispettabilissime, cioè, sappiamo benissimo che c'è rispetto tra noi, perché siamo società che lavorano veramente, vanno forte, secondo me questo imbuto va un po'.
allargato. Isabella e Deborah, le ho sentite spesso, Valeria, su questo discorso, una tematica che abbiamo affrontato spesso, sento anche il tuo parere. Effettivamente fare un campionato come la Serie B con una promozione diretta e una posizione di playoff fa sì, secondo me, che le squadre a marzo, 6-7 squadre non hanno più obiettivi, salvo quello di posizionarsi in classifica, ma per una gloria personale. Il Parma, ad esempio, magari rischia tra qualche mese di non avere più un vero e proprio obiettivo. C'è qualcosa che non torna. Sì, sì, ma si dovrebbe cambiare un po' il sistema. Loro hanno scelto di fare questo sistema per alzare un po' il livello della Serie A, però non sapendo che poi ci fossero state altre squadre maschile che prendessero il femminile, come Bologna, come Genova, come Parma. E sono, come dice Debbie, sono società, club importanti che possono dare pure una marcia in più alla Serie A. Se guardi adesso in Serie A, quante ne sono che hanno i club maschili? Il Milan è terz'ultimo, cioè questo che poi questa sempre hanno voluto, cioè ci associano al maschile solo quando fa comodo, sì, perché sì, noi dobbiamo aumentare il livello, quindi togliere queste squadre che magari viaggiano da sole, tipo il Pomigliano, così. Ma in realtà anche nel maschile ci sono le squadre materasso, sono proprio quelle squadre che servono in un finale di stagione a fare lo sgambetto alla prima, perché non, cioè, è sempre stato così il calcio. Così, cioè, veramente il Milan deve ringraziare le partenopee, a parte che non è finito, cioè è terz'ultimo. No, è terz'ultimo, cioè, e già sta nella pool salvezza, cioè non può entrare nella pool scudetto. Quindi non dico che ormai è segnato, ma siccome si mantengono i punti della regular season, cioè di fatto il Milan è nella pool salvezza, ma tranne una catastrofe nella pool salvezza, è salvo. E quindi è questo, cosa che gioca a fare adesso? È questo che non va bene per lo spettacolo, certo, perché alla come divisione io, la quinta, o alla FIGC noi chiediamo sempre, tutto questo nasce da un progetto di spettacolarizzazione del campionato, però così quelle partite non hanno quel brio, cioè Parma Freedom nessuno avrebbe mai pensato, la Freedom è terz'ultima. Ora, giusto o meno giusto, questo dice la classifica. Genova-Lazio, nessuno avrebbe pensato a un risultato del genere al 94esimo. Quindi questo manca al campionato di Serie A, lo stiamo provando a dire in tutte le salse, in ogni dove, per cercare di spronare a una riflessione chi è poi competente e autorizzato a queste riforme, però di fatto si continua a pensare che lo spettacolo sul campo sia solo derivante dal blasone della società, non dal lavoro e dall'organizzazione, e anche da quella voglia di arrivare al 90esimo e di combattere per raggiungere anche un pareggio o un punto in più. Credo che l'esempio proprio di domenica sia l'esempio straordinario, quando avere un campionato a 16 squadre ci permette di avere questo entusiasmo, non solo in campo, ma anche questa stare sempre su chi va là e vedere ogni partita non scontata. Invece, se si guarda la Serie A, le partite sono scontate e non posso pensare che dipendono solo dal blasone delle giocatrici o della società. Ma poi scusami Isa, poi chiudo. Questo fatto di scontrarsi praticamente tre volte, più Coppa Italia, io mi ricordo l'anno scorso, dopo che mi è successo quel brutto fatto, andai al Milan a trovarli. Loro erano proprio affranti dallo studiare di nuovo la Fiorentina, che dovevano incontrarla per la quarta, quinta volta, e Ganzi diceva: io non so più che vi devo... Cioè, perdi un po', perché poi alla fine il calciatore è anche umano. Sì. Cioè, ti scontri in 5 mesi, 5 volte con la stessa squadra. Ma che... Cioè... Come sempre, come stimoli. La quarta e la quinta possono giocare con l'Infradito, praticamente non partecipare più.
perdi appeal sul mercato, perdi l'obiettivo, cioè tu da essere Milan Champions, tu tecnicamente stai giocando per salvarti. Deve cambiare il sistema. C'è proprio... Se il sistema, perde proprio se il sistema è viziato, no? Escono le cose viziate. Se non cambia sistema, poi ci vogliamo girare non intorno. Perché non seguono il campionato maschile, te guarda lunedì scorso l'Udinese è andato a vincere contro la Juventus, ha dato un senso, no, al comunque un risultato eclatante, è un campionato diverso quello, qui effettivamente c'è un appiattimento generale, sembra quasi, mi permetto di dirlo, sembra quasi che abbiano fatto una Superlega. Non sembra, lo è. Ecco, una Superlega tra di loro, come quella che è stata bocciata, sappiamo tutti cosa è successo in campo maschile, però... Ma anche, cioè, voglio dire, il fatto stesso che, come diceva prima lui, sottolineava, la prima della Serie B va in Serie A, la seconda si gioca lo spareggio con l'ultima della Serie A, e tutte le altre in Serie B i playoff sono molto ampi, cioè c'è una, perché proprio per dare stimolo, per evitare che le ultime 5-6 partite ci sia il disinteresse e che il campionato venga falsato. Perché c'è anche questo da dire, una squadra che non ha un obiettivo né di salvezza né di playoff né di promozione, cioè, vabbè, tanto vinco perdo. No, ma è la stessa cosa, adesso dall'anno prossimo ci sarà la terza che andrà in Champions, ma perché non fare l'Europa League per le altre squadre che devono iniziare a crescere? Cioè è così, certo. Per me è proprio... Non voglio essere troppo sincera di quello che penso per chi ci comanda da su, quindi però è un sistema viziato che tutti sappiamo come va, ci sono tante persone e poche persone che lavorano bene. Riflessioni in federazione, quindi come ci saranno state tante riflessioni per il comitato, andiamo rapidamente a vedere le tre giocatrici della Ternana che hanno ottenuto il punto al termine di Ternana-Ravenna, le tre migliori in campo, ma di migliori in campo ce ne sono state davvero molte. Un punto ovviamente se lo prende Pirone per la tripletta, Vinucci e Di Griscio gli altri due. La classifica con l'aggiunta di questi punti fa sì che in testa alla classifica, se non vado errato, e non vado errato, c'è Di Griscio che stacca Saradui a 7 punti, 8 per Di Griscio, insegue Pironi affiancata dalla Porcarelli in vetta a questa graduatoria. Noi siamo arrivati al termine della 17ª puntata di Ferri di Noi. Io ringrazio Gianluca Nasi per essere stato con noi. Grazie. Ti aspetto settimana prossima. Grazie Deborah, anche per te. Ci vediamo la prossima volta. Grazie a voi. Grazie mille Isabella. Grazie a voi. Grazie. Grazie Valeria, ci rivediamo quando vuoi. Noi chiudiamo con un'edizione speciale di Cuore e Cuoio, parole di Martina Santoro. E... Posso fermarti un secondo? Certo, Gianluca. Facciamo firmare così, è d'amblè, è una cosa estemporanea, vogliamo far firmare il pallone a Isabella Cardone, visto che non... ancora non l'ha firmato. Per me, se Isabella ci dà l'ok, per me va più che sarà bene. Una settimana allora, di firme. Così abbiamo anche la firma. Facciamoli fare le prove. Del pallone. Ricordiamo ai nostri telespettatori che questo pallone rimarrà qui nello studio, negli studi di Umbria 15. Lo ricordo sempre, Deborah. Non si sa mai. Io lo ricorderei fino all'ultima puntata, Gianluca. Non si sa mai. Hai ragione. Grazie, Dir. Grazie, Director. Anche Isabella, quindi. Anche Isabella è lì. Si appone sul pallone di cuoio. Scritto l'anno DS, voilà. Deborah Salvatori. Cuoio di nulla, Gianluca. Cuoio come cuore e cuoio. Rimanete con noi perché ci sarà un'edizione speciale Attimi Eterni. Un corto, diciamo, una realizzazione della comunicazione della Ternana Women, in cui viene un po' spiegato e raccontato il rapporto fra calcio e amore. Non ricambiato, ricambiato è un po' la vita, così come lo sport. Noi ci vediamo fra una settimana con la prossima puntata di Ferri di Noi. Grazie a tutti per essere stati con noi. Buona serata, ci vediamo tra 7 giorni. Se non qui, dove? Esistono posti che più di altri riescono a trasformare le persone. Esistono persone che più di altre riescono a trasformarsi in posti. Mondo pallone, Dio pallone. D'altronde è amore pure questo, anche se non sempre ricambiato e forse troppe volte ingrato. Ma in fin dei conti poi a chi importa? Ti scegli un amore e lo fai. Lo crei, lo insegui e lo proteggi pure, qualora ce ne fosse il bisogno. E c'è sempre,
c'è sempre bisogno di proteggere gli amori e le cose preziose, un po' come un risultato. Credo che uno dei motivi per cui un romantico scelga il calcio sia per questa sua similitudine con le relazioni e con le storie d'amore. Questo mix di competitività e passione che ritrovi quando vuoi conquistare qualcuno, pari alla felicità quando poi questo qualcuno lo hai conquistato, simile allo smarrimento quando ce l'hai messa tutta ma non è bastato, fratello del rammarico che si prova dopo averlo toccato con mano prima di perderlo un po' per sempre. Quell'arco di tempo limitato a cui nessuno può dare un senso se non te, insieme a chi indossa la tua stessa maglia e c'è il cuore del tuo stesso colore. Servono due archi e due frecce, uno per disegnare il tempo e sorpassarlo, l'altro per armarci e lasciar partire il colpo, senza aver paura di centrare l'obiettivo. E se nell'armarci ci accorgessimo di esserci velocemente amati, quel colpo allora sarà di fulmine. Si dice siano più di 100.000 i battiti di cui il nostro cuore è responsabile ogni giorno e ognuno richiede una sincronizzazione complessa tra le cellule. La squadra è un meccanismo complesso, un'orchestra di fiati e percussioni. Respira insieme e insieme smette di farlo. La squadra è quell'amore bistrattato, allontanato, troppo spesso velocemente sostituito. Quello che però cerchiamo quando ci sentiamo fragili, soli, incompleti e fraintesi dal mondo intero. Non è un caso che certe persone siano opposti. Non è un caso che in questo qualcuno, parecchio tempo fa, abbia istituito l'amore cortese, consentendo di fatto a questo posto d'essere custode e protettore dei nostri attimi eterni.